Cari amici di HD Blog, oggi non siamo in compagnia di un nuovo telefono, ma dell'oramai vecchio Nexus One. Vogliamo mostrarvi il funzionamento della Cyanogen Mod 7, non disponibile ancora ufficialmente. La ROM è abbastanza prestante, non è ancora ai livelli della versione 6, ma è comunque un'ottima ROM. Introduce ovviamente il supporto ad Android 2.3, cosa che Google ancora non ha fatto su un telefono sviluppatori, e attualmente sembra funzionare praticamente tutto. Rispetto alla Cyanogen Mod 6 manca ancora qualcosa, oltre ai termini di prestazione e stabilità, manca soprattutto la registrazione video a 720p. Intanto il telefono si sta avviando, avete già notato la nuova animazione di avvio. Da notare che noi abbiamo installato questa ROM dopo aver ripristinato tantissimi backup, quindi diciamo che il sistema non è pulitissimo. Classica animazione di accensione e spegnimento di Android 2.3, attivabile e disattivabile tramite le opzioni dell'apposita ROM. Andiamo quindi a sbloccare lo schermo. Invece del classico AD W Launcher abbiamo scelto Go Launcher, quanto a nostro avviso è più performante. Come potete vedere, abbiamo impostato già 5 pagine e sono già tutte abbastanza piene. Di Android 2.3 è presente, sono presenti anche i pulsanti rapidi per attivare Wi-Fi, Bluetooth, GPS e vibrazione, ovvero silenzioso o suoneria. Andiamo a vedere subito le impostazioni. Come potete vedere è presente la voce di Cyanogen Mod. Notifiche aggiornamenti al momento non funziona, perché non c'è una vera build ufficiale. Nelle impostazioni di applicazioni potremo abilitare lo spostamento su SD anche delle applicazioni protette, e potremo scegliere dove installare automaticamente le applicazioni. In input abbiamo le solite modifiche Cyanogen, quindi al feedback aptico, pressione prolungata del tasto home, dove potremo modificare il numero di applicazioni visualizzate e potremo anche personalizzare le applicazioni da visualizzare. E potremo personalizzare anche il blocco tasti inserendo i controlli del player musicale che è stato sostituito, non è più quello di default, almeno in queste release che stiamo usando. Possibile disattivare le gesture nel lock screen e poi possibilità di svegliare il telefono tramite la trackball, anche sbloccarla oppure sbloccarla tramite il tasto menu. Il trackball wake è disponibile soltanto negli ultimi giorni. Ovviamente ogni notte arriveranno nuovi aggiornamenti, quindi è probabile che adesso non siano disponibili tutte le funzioni e magari fra qualche ora sarà disponibile qualcosa in più. Tornando alle impostazioni, nelle impostazioni performance potremmo andare a usare o disattivare il JIT, il dithering, e forzare la home memoria. Anche l'audio ha le sue personalizzazioni che sicuramente conosceranno gli utenti della Cyanogen, e anche le modifiche all'interfaccia utente, quindi notifiche LED e, come abbiamo detto, animazione di accensione e spegnimento, possibilità di fare il reflow dopo il pinch to zoom. E poi, come avete notato, l'effetto over scroll. Android 2.3 introduce la colorazione in basso. Noi abbiamo attivato anche l'over scrolling. È possibile attivare solo l'over scrolling oppure solamente la colorazione oppure nessuno dei due. Le informazioni sul telefono 2.3.1 Cyanogen Mod. La fotocamera, come abbiamo detto, funziona sia in registrazione video sia quando andiamo a scattare delle foto. Il problema è che
se si può chiamare problema, visto che nativamente non lo supporta, al momento non è possibile registrare i video in HD. Questa al momento è l'unica mancanza che si nota rispetto alla versione 6. Comunque, rispetto a tantissime altre ROM con Android 2.3, i video sono fluidi e non si ha nessun problema. Stessa cosa per quanto riguarda i driver video. In molte ROM con Android 2.3 i video vengono riprodotti non in modo fluido. Anche YouTube in alta qualità, su altre ROM non va bene. In questo caso invece non abbiamo assolutamente problemi. Alta qualità, come vedete, tutto molto fluido. Torniamo alla ROM e andiamo a vedere la galleria. Galleria questa abbastanza performante. Come potete vedere, decisamente istantanea. Ok, l'applicazione musicale, come detto, non è quella originale, ma Music al cubo, se così possiamo chiamarla, un'applicazione che abbiamo già vista. Abbiamo già visto sul blog, un'applicazione molto carina. Ok, ecco il controller in basso. Il resto è tutto perfettamente funzionante. Purtroppo molti launcher e anche molte applicazioni non sono ancora ottimizzate per questa versione del sistema. Quindi, per esempio, Zim Launcher, uno dei launcher che usiamo di più per la sua leggerezza, su Gingerbread ancora risulta scattoso. Quindi, speriamo che gli sviluppatori, così come Google, accelerino lo sviluppo. Andiamo a vedere infine come funziona il browser, se ha qualche rallentamento oppure no. Noi usiamo Dolphin come browser predefinito. Come potete vedere, la nuova tastiera anche di Android 2.3. Abbastanza fluido. Andiamo sul sito dell'HTC. Abbiamo attivato anche il plugin del Flash. Come potete vedere, il browser è abbastanza rapido, non ci sono lag. Anche se quando la pagina diventa più pesante, purtroppo alcuni lag ancora ci sono. Quindi, che dire, firmware che a breve verrà rilasciato in versione ufficiale nelle prime build notturne, ma che già adesso può essere utilizzato normalmente. Funziona tutto, non ci sono problemi né con localizzazione wireless, né con GPS, né con Bluetooth, né con Wi-Fi. La camera funziona e se non avete bisogno di dei video in HD, non risentirete la mancanza della precedente versione, la CyanogenMod 6.1. Aspettiamo con ansia le future versioni di questa ottima ROM e speriamo che Google rilasci il prima possibile un aggiornamento ufficiale. Un saluto a tutti, Simone.